Allora sì, questo gioco ha deciso di attaccare le prime due missioni proprio con la colla e quindi mi sono trovato un attimo spesato. Ora, un secondo e riordiniamo le idee. Abbiamo finito la prima missione la volta scorsa. Adesso iniziamo la seconda. Ci siamo ragazzi e via. Il governo ha incastrato il DEZEC per vedere la prima parte della conversazione andate ovviamente non hanno idea di chi ci sia dietro gli attacchi sul loro immagine, no? Il DEZEC sul fine della missione scorsa vuole miglior capro espiatorio. Benji, tocca a te. Tu cosa pensi di tutto questo? Un robottino simile abbiamo usato, penso, a terz'ultima, quart'ultima missione di Watch Dogs 2, per chi si ricordasse bene. Disturbati, terroristi, no? Questi possono anche andare sui muri. Ti fa più paura. Ma di solito il clan Kelly. I Kelly al massimo ti incendiano il negozio, ti ammazzano, non si Comunque si chiama Fai rinascere il DeadSec, la missione. E ora tocca a Crypto King. Ti senti più sicuro? Ok. Il DeadSec non morirà, tranquilli. Però dove devo saltare? Là. No. Mostra comandi. Salta. Ok. Ah, ok. Ce l'ho. Non c'è modo per farci dare sto coso, vero o no? Che cazzata, io mi sono buttato come un coglione. Va bene ragazzi, va bene. Va bene, c'è da fare questi tre cazzetti e poi darcela a gambe. Ci sta, ci sta. Almeno credo sia così, eh. Vorrei tanto però sapere da chi è comandato questo robottino. Forse lo sapremo più avanti, sicuro. Comunque, anche qua il CTOS fa la sua parte. Oh, abbiamo tutta la vista panoramica di Londra. Che bello. Hackera. Eccola Bloom, vi è mancata? A me no. Merda, la situazione è peggiore di quanto credessi. Perfetto, coinvolgiamo la gente di Londra. Unica soluzione. Allora, i primi tre attivisti. Vediamo un po'. Andiamo magari per caratteristiche, ecco. Intanto lui che c'ha la pistola. Uno. Corpo a corpo, subisce meno danni. Mitraglietta. Shotgun. Oddio, aspetta. Arma unica. Chiamata drone. Veicolo sportivo. Vado per questi tre. Ok, la squadra del DeadSec partirà da loro. Tra l'altro quello mezzo indiano lì c'ha pure l'arma silenziata da quel che ho visto. Potrebbe essere una buonissima cosa. Ma non partiamo con lui. Partiamo con Tomori questo. Ce l'hai fatta, mi fa piacere. Si guida dall'altra parte. Ha bisogno di te. Mappa. Ok, vabbè, easy. Le coordinate del nostro ultimo rifugio, ci vediamo lì. Tenere premuto per salire sui veicoli è la cosa più fastidiosa che poteste fare, grazie Ubisoft. Perché? Non c'ha un cazzo di senso.
Ok, la guida è molto più... c'è molta più meno sensibilità in realtà. Cosa posso fare con i veicoli? Nulla. Fantastico. Vabbè, sì, livello grafico direi che è il minimo. Specchietto col quadrato, che è prima X, poi R3, adesso quadrato. Non male, ho detto no, beh, ma i comandi rimangono gli stessi. Io abituato a stare sulla destra, qua mi tocca stare sulla sinistra. È vero che io vado in Inghilterra tipo un paio di volte al mese, quindi questo potrebbe essere anche utile nel caso mai mi venisse in mente un giorno di noleggiare una macchina. Fanculo il pullman. Più che altro mi devo ricordare di guidare a destra quando domani devo andare al lavoro, quello sì. Preciso. Cos'è questa? Non ricordo il nome della piazza. Vabbè, sti cazzi. L'ingresso sarà qua dentro. Ho scaricato una... Che difficoltà! ...per farti accedere al nostro sistema di sicurezza. Le impostazioni non permettono a persone esterne al DedSec di entrare. Questo non ha cambiato rumore. Bene così. Passaggi segreti e basi nascoste. Ah, quanto mi è mancata questa roba. Andiamo di sotto, allora. Apriti, sesamo. Sedano. No, no, un pochino più nascosto il coso del DedSec, eh? C'è nessuno? Mi sa di no. Voglio cercare l'interruttore. Che potrebbe essere tranquillamente questo. Però aspetta. Corrente ausiliaria. Ah. Almeno avessi implementato l'illuminazione. Registrazione al DedSec non rilevata. Identificati o dovrò bloccare le uscite, hackerarti l'optic e rileggerti tutti i messaggi che hai scritto in stato di ebbrezza. Allora ti toccherà spiegare a Sabine che fine ho fatto. Sabine viva? Questa è una buona notizia. Io sono Bugly, l'esclusivo e super tecnologico assistente virtuale del DedSec, e sono rimasto fuori servizio per qualche mese. A ogni modo, prova a connettermi alla rete del DedSec, così potrò diventare più potente di quanto tu possa lontanamente. Cioè, potrò scoprire cosa è successo nel frattempo. Ecco. Sopra? Yes. Assistente virtuale, qua che? Raccogli. Floppy disk, le reliquia. Ok. Peso. Ciao e bentornati a Upload. Ma è compressa sta voce, proprio podcast, eh? 3.0. Il sistema operativo cittadino che ora controlla tutta Londra. Non credo che serva a qualcuno. Ah, ecco fatto. Sono di nuovo connesso alla rete. Infatti il sito S non serve a nessuno, va solo distrutto. Delle notizie? Oh no. Il gruppo terrorista DedSec responsabile degli attentati a Londra. Dalton Wolf morto? Vi lascio soli un momento e voi mandate tutto a puttane. Questo è il succo della situazione, sì. Quello che vorrei sapere è, se il DedSec non c'entra niente con le bombe, allora chi è stato? Dopo la bomba al Parlamento disinnescata da Dalton, o meglio da me, ho un vuoto di memoria. Mi mancano informazioni su quanto è successo dopo che mi hanno scollegato, ma a quanto ho capito è coinvolto un misterioso gruppo di hacker chiamato Zero Day. Credo che Zero Day abbia pianificato gli attacchi e incastrato il DedSec. Vieni al mio terminale. Sabina ha chiesto una videochiamata. Quindi saranno i nemici oltre al Dez, al CTOS, alla Bloom. Per forza. Ti passo Sabine Brent. Ti suggerisco di ascoltarla molto attentamente. Eccoti qua, sono felice di vederti. Bugly, Cristo, che bello sentire di nuovo la tua vocina. La tua memoria è intatta? Nemmeno lontanamente, l'ultimo dato che ho in memoria è l'attacco al nostro QG. L'unica pista che ho è un gruppo chiamato Zero Day. Ti dice niente? No, ma il QG è stato attaccato da uomini in nero, gli stessi che erano al Parlamento. Forse lavorano insieme. Non avevamo chance. Hanno ucciso tutti quanti. Cristo, come ce l'hai fatta? Sono scappata per le fogne fino a Camden.
Un contatto mi ha fatto uscire dalla città e poi sono rimasta nascosta nel nord. Molto saggio. Il tuo profilo è segnalato come bersaglio ad alta priorità nel sistema di sorveglianza. Anche con un riconoscimento parziale ti sparerebbero a vista. Il DedSec di questi tempi è amato come la peste bubbonica. Senti, lo sai che farei qualunque cosa per te, ma... caspita, Sabine, mi chiedi troppo. Senti, se c'è qualcuno che sa che cosa è il rischio, sono io. Ho perso tutto e tutti. Anche Dalton. Londra è in una spirale suicida. E se il DedSec non riesce a tirarla fuori, beh, non ci riuscirà nessuno. La città ha bisogno di una resistenza. A cominciare da te. Baldo giovane. Fanculo. La morte è il meno. Ottimo, nuovo utente registrato. Il DedSec ti dà il benvenuto. Così, a cazzo duro. Sarebbe da irresponsabili mandarti allo sbaraglio senza nessun tipo di supporto. Nel rifugio troverai punti tecnologia, potenziamenti tecnologici, gadget e armi. Ok. Le tecnologie acquistate sono disponibili per tutti, questo è importante. Della tua attrezzatura da attivista del DedSec. Nuovo gadget e menu tecnologia, ok. Ho 10 punti. Mantello. Hack droni cacciatori. Cazzo, questo è interessantissimo. Cazzo, io voglio tutti però. Battimenti non letali. Mimetismo. Sì, ho deciso. Allora, modifica. Cambia skin arma, vabbè. Ah, sono... questi sono quelle E, sono i soldi Eto, credo si chiamino, che sostituiscono le sterline, sostanzialmente. Armi, non ho alternative. Gadget, il velo. Sì. Gadget, velo. E gadget, velo. Che vi devo dire. Però se tipo io lo volessi... ah, non lo posso usare, ok. Le sofisticate soluzioni per proteggere la tua identità dalla tecnologia di riconoscimento facciale si chiamano maschere. E già che ci siamo, che ne diresti di rinnovare il tuo guardaroba? Insomma, guardati. Va bene. Ma questi sono tutti collezionabili. Adesso ha senso, adesso ha senso. Guardaroba, non è che ci abbiamo... tante cose. Maschera 800, 400, viso. Dai, quella col teschio. Carina. Cappelli nulla, giacche, maglie. Ok. Ora hai tutti i tuoi giocattoli nuovi, ma devi apprendere le basi del mestiere. Devi imparare a fare a pugni, come darli e come prenderli. Se Albion ti vede arrivare, magari evitassi di prenderli, sarebbe ottimo. Noi cerchiamo di evitare i danni collaterali. Per il DedSec, l'uso delle armi è una soluzione estrema. Conosci già Connie Robinson? Tipo sarà quella più comune, sicuro. Un vecchio contatto del DedSec, ma anche una mezza campionessa di boxe. Sali sul ring con lei, ti mostrerà come usare i pugni. Quindi se volessi modificare il gadget, devo andare nel menu. Madonna, ragazzi. Oh, attaccare quadrato. Ci siamo. Cerca di superare la mia difesa. Trova il punto debole. Ecco cosa. Tura della guardia, triangolo. Stai imparando. Perfetto. Continua a muoverti. Crea della distanza tra me e te. Ok, quadrato. Cerchio e quadrato. Perfetto.
Assassin's Creed, palese. Palese, ragazzi. Uguale. Sconfiggiamolo. Colpiscimi, va? Adesso è il momento. Grande, grandissimo. A volte basta leggere, ragazzi. Oh, e to, più 100. Ottimo così. Ti resta solo un'abilità da perfezionare, la socializzazione. Il resto della squadra è arrivato. Perché non fai un po' di conversazione? Aspetta. Sto un attimo così, No, no, tranquilli. Sì, sì, sono cattivo io. La squadra ti dà il benvenuto. Cazzo, sì! Non vedo l'ora di fare bordello. Bordello? Cioè, picchiare anche te? No, per fortuna. Parla con la squadra. Dialogo molto intenso. Eccolo il cappellaio. Ehi. Non riesco a credere a quello che stiamo facendo. Non dovremmo seguire dei briefing o delle esercitazioni? No, niente del genere, non c'è tempo. Dobbiamo entrare in azione subito. Ci sarà sicuramente anche un terzo. Invece no. Sabine vorrebbe dirvi due parole. Dica. Ma perché non viene qua Sabine? Forse perché è nascosta, perché la porta si è acchiappata, ci sta. Ben fatto, squadra. È bello vedere il rifugio ripopolarsi. L'unico modo che abbiamo per salvare Londra dall'oppressione totale è ricostituire la resistenza. Dobbiamo reclutare, addestrare e ricostruire il nostro arsenale. La gente è più che pronta a ribellarsi e a riprendersi la città. Dobbiamo solo dimostrargli che il Deathsec è vivo e lotta con loro. Sinceramente, credo di cavarmela meglio nel dipartimento spaccatori di teste. La maschera con la barba è terribile. Si sono fottuti l'intera città intrappolandoci dentro. Sì, ma è il clan Kelly che si gode i veri profitti. Dobbiamo dare una lezione anche a loro. Giusto, ma non dimentichiamoci che Zero Day è ancora vivo e vegeto. Hanno già fatto fuori il Deathsec e molto probabilmente ci riproveranno. Io credo siano stati loro a organizzare gli attentati e a incastrarci. Col vostro aiuto faremo luce su questo mistero. Direi che abbiamo da fare. Basta parlare. Salviamo Londra. Bellissimo come unire Nathan Drake e Sitara. Nathan Drake in realtà sarebbe morto perché... Primo punto all'ordine del giorno. Era Dalton. Intelligence Response Service, o SIRS, o la Gestapo che guida a sinistra, ha sviluppato una tecnologia di ricostruzione in RA. È l'ultimo grido in fatto di privacy sbriciolata e potrebbe essere determinante nella nostra ricerca di Zero Day. Ok, usciamo a Londra. Missione completata, vero? Controllare se vogliamo convincere il pubblico che non siamo dei fanatici violenti. Ma Ranch! Tu sappia gestirli al meglio. Ma ricordati, ora rappresenti il Deathsec. Ho localizzato una potenziale recluta molto interessante. Sostiene di essere fuggita da, cito testualmente, un laboratorio del male. Non posso verificarlo con certezza, ma le sue abilità sono piuttosto evidenti. È lui. Una così ci farebbe comodo. Lo penso anch'io. Chiunque sia diventerebbe un valore aggiunto per la resistenza. Ti ho organizzato un incontro. Ti ho localizzato una potenziale recluta, ma con recluta intendo un pazzo mascherato che ha hackerato il nostro canale Optic, dicendo a tutti di essere il capo. Ehi, io sono un veterano. Amore, French. Hai capito con cosa ho a che fare? Le credenziali sono a posto. Dagli qualcosa da fare e toglimelo di torno, ti dispiace? Bene, ti sto segnalando una nuova recluta, ma devi promettermi che non sverrai quando ti dirò chi è. Ti ascolto. Adam Pearce. In persona, si è arrivato a Londra e pare sia un amico. Che leccaculo che siete minuti, Adam Pearce e Wrench. È in gamba. Uno così ci farebbe comodo. Nello stesso gioco, va bene. A rapporto. Prossima missione,
che però faremo più avanti. Intanto Branch lo voglio reclutare. Che cazzo sta succedendo qui? Perché capelli bianchi? Salutare il tuo nuovo capo? Ti prendo per il culo, dai. Lo sanno tutti che il Dedsec non ha un capo. Pensa a me come un fratello maggiore figo. Di quelli a cui ogni tanto fai anche un pensierino. Non mi piace. Ehi, sono solo un ragazzo che chiede a un gruppo di ribelli se possono lasciarmi pestare dei cattivi con un martello. Cosa c'è di male? Cosa? Merda. Cosa? Sì, cazzo. Ci si vede in giro, tizio. Come ti chiami? Come ti chiami? Martin, Morgan, non ricordo. Sta succedendo sul set. Ok, più. Calma. Non si può fare niente, però vabbè. Faccia di merda! Ah, va, ci sarete faccia di merda. Comunque, ci sarebbe anche Alien Pierce da qualche parte, mi dicono. Tatuatore, giustiziere. Vabbè, noi sappiamo che da qualche parte c'è. Però non ne vedo l'ombra. La vedremo più avanti. E il rapporto sarà una missione che faremo molto più là, ragazzi. Grazie della visione. Dare tutto. Like, iscrizione. Facciamo un giro di Oh, che vuoi? Alla prossima.